Anche questa settimana un'amministrazione, un'attività intensa. Abbiamo avuto il piacere di comunicare il perfezionamento del progetto per l'anno prossimo della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori. Siamo orgogliosi, sarà l'unico evento in Piemonte nel 2023 delle frecce tricolori. A Vercelli sono tantissimi anni, dal 1979, quindi avremo questa grande occasione con la presenza di migliaia di spettatori. È stato laborioso, con il coinvolgimento anche della Fondazione Cassa di Risparmio, della provincia, dell'Aero Club, sicuramente riuscire a ottenere nel calendario del comando delle forze armate della manifestazione delle frecce tricolori, credo davvero che sia un grandissimo risultato. Questo perché l'amministrazione crede nella realizzazione di grandi eventi che portino persone a conoscere la ricchezza e la bellezza della nostra Vercelli, che si deve mostrare naturalmente accogliente e mostrare le sue bellezze artistiche e culturali. È un impegno oneroso perché si immaginano davvero migliaia e migliaia di persone. Settembre 2023 vuol dire organizzare con le associazioni di categoria, con i cittadini soprattutto, con tutta la parte organizzativa, le forze dell'ordine, la parte di sicurezza, un grande evento che vedrà Vercelli all'onore della cronaca nazionale per uno spettacolo veramente straordinario, meraviglioso. Vercelli in questa settimana vede questa occasione ancora di tempo buono. Domenica 30 avremo la mezza maratona, che avrà anche i 5.000, che sono una gara per il campionato regionale, quindi avremo più di 300 atleti, molte iscrizioni, anche in questo caso un giro per la nostra Vercelli per quanto riguarda la mezza maratona, i 21 e 100 con l'uscita della città fino a Prarolo e ritorno, per la parte del giro cittadino, il nostro famoso giro dei viali che noi tutti appassionati godiamo per la bellezza e per la linearità della possibilità di svolgere un circuito che sia cittadino e che ci permetta anche di visitare la nostra città, di avere conoscenza della nostra città. Quindi un'ospitalità, ci sarà anche la manifestazione con il mio fido mi sfida, quindi con i proprietari dei cani e i cani, partirà un quarto d'ora dopo la partenza della mezza maratona, quindi 9:30 e 9:45, per avere anche la possibilità di godere con il nostro fedele amico una passeggiata. Questo in collaborazione con l'Unione Ciechi riusciamo a fare davvero un'altra grande bella manifestazione. La settimana è stata particolarmente produttiva perché abbiamo dato la comunicazione dalla Fondazione Viotti. La Fondazione Viotti è un'istituzione culturale che è vanto poter esprimere, poter davvero mettere al servizio della cultura della città, e con la Fondazione Cassa di Risparmio e la Camerata Ducale si arriva a avere una nuova fortissimo punto di riferimento per degli eventi internazionali. Questo per la valorizzazione del grande artista, si inizierà con valorizzarne la vita, le opere, fare conoscere e dare sempre di più importanza al grande artista vercellese del nostro territorio. Questo porterà la possibilità di ottenere anche finanziamenti a livello europeo e soprattutto di festeggiare la presenza di questo musicista, un innovatore che ha inventato l'archetto così come ha utilizzato in senso moderno, e che vedrà la celebrazione dei 200 anni dalla morte del grande violinista nel 2024, e quindi la necessità certamente di preparare ancora dei grandi eventi che metteranno Vercelli al centro dell'attenzione culturale. Per sempre domenica avremo al Museo Leone per i ragazzi una possibilità di escape room, di vedere con il fascino del mistero, e quindi un giro che sarà particolarmente gradito ai nostri ragazzi.
una settimana nella sua necessità di occuparsi di tutti i progetti del PNR che stanno procedendo e nella necessità di continuare sempre per una migliore organizzazione dei servizi, ci ha visto ancora particolarmente impegnati per quanto riguarda la repressione degli abbandoni dei rifiuti. La necessità è proprio quella di far sì che chi è rispettoso delle regole e che ben adempie quelle che sono le modalità non veda un pregiudizio da chi invece con gli abbandoni indiscriminati si comporta male e vede di conseguenza una città che non è degna di un vivere quotidiano e civile. Noi in questo non vogliamo naturalmente che si crei una particolare disaffezione, ma noi anzi vogliamo che il cittadino veda come nel rispettare tutti delle regole fondamentali si possa vivere nella nostra città in modo sicuramente migliore, con una qualità di vita e una possibilità di servizi che mostrano la nostra Vercelli con le rotonde fiorite, con la possibilità di recuperare all'interno della città degli spazi verdi e naturalmente il vivere comune civile con rispetto delle regole, in particolare per quello che è agevolare l'attività del servizio di raccolta e di smaltimento. Noi dobbiamo fare tutti un impegno, mettere tutti un impegno perché si possa vivere tutti meglio in una città più bella, più fiorita, più sicura.